Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you get it up. You can say my name like a jersey. Sabato 24 agosto in Contrada Brecciarola di Chieti si è svolta la 10ª edizione del Trofeo San Bartolomeo, gara amatoriale su strada sotto il marchio Axi Abruzzo con l'organizzazione di Daniele Schiazza, Ciclo Club Free Road e del Comitato Festeggiamenti di San Bartolomeo, presieduto da Gianni Di Labio e valevole come Prova Abruzzo Cycling Challenge. 60 gli atleti nella Contrada Tiatina che ha dato i natali al professionista Giulio Ciccone. Atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia e Lombardia. Percorso a circuito di 3 km da ripetere 15 volte per 45 km totali. Due le partenze, la prima gara alle ore 15 con tutta la seconda serie, Gentleman 2 e Super Gentleman A e B. A conclusione della prima, partenza della seconda gara con tutte le altre categorie. Giornata splendida sia dal punto di vista sportivo che meteo. Fabio Marino del team Non Solo Ciclismo, oggi si corre qui a Brecciarola, il quartier generale di Giulio Ciccone, e qui bisogna far bene, bisogna essere dei grandi professionisti. Diciamo che il paragone non regge, hai un po' esagerato. Come sai, non è il mio sport, diciamo, prediletto la strada. Oggi siamo ospiti su strada, io sono un bikers, quindi oggi ci veniamo solo a divertire, come si dice, facciamo la gamba. Logicamente quando ci sono manifestazioni locali cerco un po' di essere presente, sia per invogliare gli organizzatori a organizzare, sia anche essendo io organizzatore c'è sempre quella sorta di reciprocità, di collaborazione. Come ben sai, colgo l'occasione anche per fare un invito: io domenica prossima organizzo la terza XC tra Lecce da Torino di Sangro, gara WISP valevole sia per il campionato provinciale Chieti che anche come finale del circuito Sentieri d'Abruzzo. Quindi se, diciamo, colgo l'occasione appunto per invitare chi volesse di venirci a trovare. Partenza ore 10, ritrovo 9:30 presso il lungomare di Torino di Sangro. Quindi sarà certamente una grande gara. Per quanto concerne oggi, quanti sarete del tuo team? No, oggi per concomitanze varie sarò da solo. Diciamo l'altro ragazzo, Marco Iarlori, che ha fatto terzo assoluto giovedì scorso, essendo scalatore puro, è andato giù in Molise una cronoscalata. Speriamo che riporti un buon risultato. Io, come tu sai, sono anche presidente, oltre che atleta, della Non Solo Ciclismo. Noi ce lo auguriamo. Il percorso, è la prima volta che fai questa corsa intanto? No, è la seconda volta, però la prima volta un po' di anni fa. Il percorso lo conosco, è abbastanza pianeggiante, c'è solo un piccolo strappettino. Quindi quest'anno però è al contrario. Ti ho messo in difficoltà adesso. E allora lo dobbiamo provare, lo proveremo dopo in corsa. Mi arriverai a braccia alzate? A prescindere. A prescindere, sì, sicuramente. L'importante è divertirsi e non farsi male. Buona corsa e bocca al lupo. E viva il lupo. E ragazzi, cominciamo il primo giro di cognizione. Alle ore 15 in punto da piazza San Bartolomeo inizia l'avventura per gli atleti di seconda serie Gentleman 2 Super Gentleman A e B. Giuseppe Gelsomini, siamo nella cittadina di Ciccone, no? Giulio Ciccone, siamo a Brecciarola, qui oggi bisogna per forza di cose fare bene. Naturalmente sì, diamo omaggio a Ciccone, allora. Sì, questa è una corsa che ho fatto spesso, è da diversi anni che non la faccio e quindi speriamo bene, insomma, che mi porti bene come una volta, veramente. Il tuo miglior risultato qui? Ho fatto prima, ho staccato, diciamo, tutto il gruppo principale. Peccato che c'erano quattro in fuga e niente, ho fatto secondo di categoria.
Ma questo quando eri giovane, adesso insomma hai una certa età, quindi bisogna un attimino stare attenti, eh? No, 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 sono passati soltanto, penso, non mi vorrei sbagliare, 8-9 anni, dai, non dire. Sono tanti comunque, io ti auguro, no, di ritornare in fuga oggi. Perché oggi ti sembro che ti sembra... No, 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 si può fare, si può fare, quindi oggi andrai in fuga. Ascolta, il percorso com'è? Il percorso, guarda, è molto lineare, con qualche... Ecco, c'ha la presenza dell'uscita di questa discesa, c'è subito una curva, lì si fa un po' pericoloso. Poi restringe un pochettino la parte di giù con a salire, diciamo una strada molto, molto secondaria, strettissima, e niente... Si decide lì all'ultimo giro, speriamo anche che esca una fuga. Con te dentro. Con me dentro, sì. Ecco, io volevo intendere questo, Marco. Niente, poi le corse si sa come sono. Le corse devi stare innanzitutto bene, bene, diciamo, fisicamente... Te come stai fisicamente? Non a puntino, ecco. Non a puntino, vabbè, comunque oggi, a prescindere il puntino, ti vedremo a braccia alzate qui a Brecciarola, patria di Giulio Ciccone. Io ti ringrazio, speriamo che mi inciti, ecco. Possono andare in cielo queste parole? Speriamo di sì, Marco. In bocca al lupo. Crepi il lupo e ci sentiamo. Marco, sei stato molto, molto un grande amico. Oltre, lo diciamo? Beh, diciamo, c'è anche un indice di parentela, ecco. Io ti ringrazio. Buona corsa! Buona corsa, si dice, buona corsa. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao Marco, grazie. Ciao. Luciano Candeloro, ben trovato qui a Brecciarola. Alle 15 ci sarà questa prima partenza, una gara con un percorso abbastanza breve, però insomma non è molto molto semplice. Il percorso è il solito, da anni è questo, solo che per oggi hanno deciso di farlo al contrario. E quindi difficoltà in più? Questioni di sicurezza per l'arrivo sicuramente, difficoltà no, non dovrebbe essere molto molto simile. Solo che l'arrivo è sicuramente messo in sicurezza. La stagione di Candeloro come procede? Procede discretamente, sono al rientro dopo un paio di anni un po' travagliati, ho fatto 7, 8, 10 corse. Io pensavo al rientro dalle vacanze. Le vacanze non ancora, arriveranno e tutto bene. Dove te ne andrai? Probabilmente stiamo valutando il Salento. Il Salento, eh? Bel posto! Sì. Spesso andiamo, ci piace andare giù. Andrei anche con la bici, oltre che con la famiglia. La bici difficilmente, alcune volte la bici la porto, altre volte no. Questa volta l'altra metà ha detto no. Probabilmente ha detto no, sì, ha scelto per il no. Bene, Luciano, buona corsa e bocca al lupo. Grazie Crepi, grazie mille, ciao Marco.
Pietro Bravo, uno dei componenti della scorta tecnica, beh, oggi siete impegnati qui a Brecciarola nel quartier generale, no, di Giulio Ciccone, il professionista Giulio. Non sei solo ovviamente, in quanti siete? No, oggi siamo in due componenti delle scorte, quindi lavoriamo in due. Un percorso relativamente facile, un circuito di 3 km. Sì, appunto, è un circuito facile, tutta pianura, quindi ci adopereremo su questo giro semplice, diciamo, non semplice perché c'è sempre qualcosa. Imprevisto c'è sempre, bravissimo. Il gruppo TRS procede come con questa stagione ciclistica 2019? Adesso purtroppo le date non le ho qui, comunque ci sono ancora, c'è ancora da fare, c'è ancora molte gare da disputare, quindi noi siamo sempre pronti. Fino adesso tutto bene? Tutto bene. Con te ci saranno, dimmi i nomi. Nomi? Oggi c'è Tonino Di Renzo, il mio collaboratore, che mi darà una mano su questo circuito. È bravo anche lui, sì. Ma sicuramente, non come me, chiaramente. Non come te, ovviamente, te sei un passo superiore. Beh, questo sì, è vero, modestamente. Carta che dice? Antonio è stato un maestro, ecco perché posso dire questo, è stato un maestro e quindi tutto quello che faccio adesso è merito suo. Lui oggi è a riposo? Sì, adesso è a riposo e mi ha delegato a me per questo giro. Però. Bene, buona corsa allora. Grazie e buon lavoro anche a te. Alessandro Gentile, beh, dopo Controguerra ci si prova anche a Brecciarola. Sì, proviamo anche qui, speriamo che vada tutto bene, cerchiamo di stare un po' coperti con sto vento che tira e speriamo che sia una buona gara, dai. Controguerra com'è andata? Abbastanza bene, ho aiutato il mio compagno di squadra, si è classificato terza posizione assoluto. E oggi comunque il percorso è molto più ridotto, sono 3 km. Sì, il percorso è un circuito, speriamo di fare le cose buone, vi auguro un bocca al lupo a tutti. Ma penserai per te o darai una mano sempre ai tuoi compagni? Darò una mano ai miei compagni. Dai. E per te quando ci pensi? Qualcuno che mi aiuterà, boh. Vedremo, in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Telecamere di ultimo chilometro sono a Brecciarola di Chieti, decima edizione del trofeo San Bartolomeo. Gara targata AXI ed organizzata da Daniele Schiazza, Ciclo Club Free Road, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di San Bartolomeo, presieduto da Gianni Di Labio. Per la prima corsa su un tracciato di 3 km da ripetersi 15 volte, continui tentativi di allungo. La fuga buona nasce a metà corsa con 7 uomini, Pepe, Di Cinchio, Chiacchiaretta, Pinti, Marino, Antonucci e Capone. Vantaggio sul gruppo 40 secondi. A conclusione dei 45 km, volata di gruppo. E le telecamere di ultimo chilometro sono ferme, lanciate la volata con Matteo Antonucci, Lanciano Sacri Team davanti a tutti. Dietro c'è la rimonta di Alfonso Capone su Gianfranco Pepe, seconda posizione per lui, Team Probike, terzo posto. Gianfranco Pepe, Angelini Cycling, quarto posto, Maurizio Di Cinchio, Extreme Team, intanto arriva anche Fabio Marino, quinta posizione per Livio Chiacchiaretta, C-Hub. Vittoria quindi per Matteo Antonucci del team Lanciano Cycling Team in questa prima corsa. Intanto arriva anche il resto del gruppo in forte ritardo, un Matteo Antonucci che chiude i 42 km con una media di 42,85. Una grande gara, abbiamo ricordato la fuga a 7 e poi volata di gruppo. Questo è il rallenti meritatissimo per il vincitore del team Lanciano Cycling Team,
Matteo Antonucci, secondo posto Alfonso Capone, team ProBike, e poi terza posizione per Gianfranco Pepe, Angelini Cycling Team. E siamo pronti con la seconda partenza, ore 16:30, con Junior, Senior 1 e Senior 2, Veterani 1 e 2 e Gentlemen. Le telecamere di Ultimo Chilometro sono a Brecciarola di Chieti. E con il vincitore della gara 1, Matteo Antonucci di Lanciano Cycling Team, un successo che gratifica un sodalizio nato quest'anno sotto l'egida Axi, ma soprattutto sull'onda emotiva dopo il successo casalingo nella vostra Lanciano qualche settimana fa nella gara in notturna organizzata da voi. Sì, è il secondo successo in stagione, diciamo, fa veramente tanto piacere, soprattutto perché siamo una squadra giovane, insomma, nata da poco. E quindi insomma ce la stiamo mettendo tutta per crescere come gruppo e soprattutto per divertirci. Una dedica particolare sicuramente va al presidente Luigi Centurione, che si congratula con voi per quello che state facendo in questo primo anno. Siete un po' la sorpresa nel circuito amatoriale abruzzese. Sì, sicuramente una dedica va al presidente, che insomma ci tiene tanto, ci dà una mano sotto tutti gli aspetti, insomma, per portare avanti questo progetto, e quindi siamo molto felici, spero che sia contento di questi successi, insomma. E come concluderete la seconda parte di stagione? Penso che insomma continueremo a partecipare a tutte le gare, soprattutto quelle a circuito della zona, e speriamo insomma di continuare così. Magari per andare a cogliere la terza vittoria. Solitamente si dice non c'è due senza tre, quindi sarebbe un buon modo per concludere la stagione. Grazie, in bocca al lupo a tutto il sodalizio Lanciano Cycling Team e un augurio per il vostro debutto sulla scena ciclistica regionale. Crepi, grazie a voi, grazie. Antonello Tirabassi, beh, sei reduce da una grande vittoria in quella di Torino di Sangro. Oggi siamo nel quartier generale di Giulio Ciccone, qui bisogna far bene per forza. Sì, siamo in casa di Giulio, una grande soddisfazione per lui, per me sono cose così, ci divertiamo. E beh, sì, abbiamo vinto la gara l'altro ieri, è abbastanza impegnativa a Torino di Sangro, un bel po' di salita e sono andato via già in partenza, poi mi è rientrato l'amico Coloni in prossimità dell'arrivo, però ne avevo di più, è andata bene così, dai, abbiamo vinto. Per oggi invece un percorso molto più corto, sono 3 km. Sì, oggi un percorso corto da velocisti o da fughe, non è la prima volta che la faccio, facciamo la gamba, l'ho vinta da esordiente, una gara abbastanza agguerrita, oggi vediamo quello che possiamo fare, facciamo del nostro meglio in prossimità del Gran Fondo del 1° settembre, iniziamo con le varie Gran Fondo. Te sei del team Levante, insieme a te c'è qualcun altro, corri solo oggi? Oggi purtroppo i miei compagni, chi per lavoro, chi per altro, sono potuti venire. Oggi c'è Petini Alessandro e siamo in due, io e Petini Alessandro, poi domani saranno impegnati in un'altra gara ad Ancarano, visto che domenica non possono correre. Io credo di fare un bel po' di riposo, perché in 10 giorni ho fatto 5 gare e ci riposiamo, dai. Bene, buona corsa. Grazie.
Marco Melena, ben trovato a Brecciarola di Chieti. Beh, c'è questa corsa importante, targata AXI, nel quartier generale, nella patria di Giulio Ciccone. Beh, io spero che oggi il signor Giulio Ciccone mi porti pienamente fortuna. Lui è un campione, io cerco di imitarlo al massimo. In che modo cerchi di imitarlo? Dove? Cerco di imitarlo soprattutto nell'impegnare nelle corse e nel cercare di vincere al meglio, anche se è dura, sempre dura vincere le corse. Ovviamente. È la prima volta che fai questa? Beh, questa è la seconda volta che corro qui, sì. E la passata edizione è andata come? Beh, la passata edizione fece un terzo di categoria. È andata bene? Sì, è andata bene sicuramente, però non ci mai accontentiamo, sempre tra il... E adesso allora ci sarà o un secondo posto o una vittoria? Beh, io mi auguro che appunto il paese di Giulio Ciccone mi porti bene fortuna per un primo posto, io me lo auguro pienamente. Va bene, allora attenderemo Marco Melena a braccia alzate qui a Brecciarola. Grazie a tutti voi, grazie, buonasera e grazie a Brecciarola. Le telecamere di ultimo chilometro sono a Brecciarola di Chieti per la 10ª edizione del trofeo San Bartolomeo. Gara targata AXI e valevole quale prova Abruzzo Cycling Challenge. Sul percorso di questa seconda gara, Junior 1, Senior 2, Veterani 1 e 2, Gentleman 1. La voce grossa l'hanno fatta in 4 con una lunga fuga. Protagonisti Dimitri Nicandrov, Studio Moda, Sasha Crisante, Centro Fai Da Te, il suo compagno di squadra Stefano Borgese e Giuseppe Pastò del team Sihab. Gara voluta fortemente da Daniele Schiazza, nonché direttore di corsa, e dal comitato festeggiamenti di San Bartolomeo del presidente Gianni Di Labio. A conclusione dei 15 giri, volata 4. Le telecamere di ultimo chilometro ferme a Brecciarola di Chieti, le scorte tecniche del team TRS, giù in fondo sbuca Sasha Crisante, l'atleta del team Centro Fai Da Te, sua la gara, la seconda gara del trofeo San Bartolomeo, esulta, alza le braccia al cielo e vince, seconda posizione doppietta per il team Centro Fai Da Te. Con Stefano Borgese arriva anche il bravissimo ex prof Dimitri Nicandrov, Studio Moda, quarta posizione sicuramente, certamente sarà per il bravissimo Giuseppe Pastò, eccolo qua che arriva del team Sihab. Quindi vittoria nella seconda gara per Sasha Crisante del team Centro Fai Da Te, poi seconda posizione per Stefano Borgese, suo compagno di squadra, terza piazza per Dimitri Nicandrov. Percorso di 45 km alla media di 44,90. Intanto arrivano gli altri atleti, bravi tutti, ma bravo sicuramente Sasha Crisante, la seconda gara è sua del team Centro Fai Da Te, una gara segnata da una lunga fuga 4 con Sasha Crisante, il suo compagno di squadra Stefano Borgese, l'ex prof Dimitri Nicandrov e poi con Giuseppe Pastò. Il rallenti meritatissimo per il vincitore che esulta, guarda dietro e vede arrivare anche il suo compagno di squadra Stefano Borgese, quindi doppietta per il team Centro Fai Da Te del presidente Claudio Coccia. Adesso signori ascolteremo il vincitore Sasha Crisante e chiuderemo questo splendido servizio di ultimo chilometro con le telecamere in quelle di Brecciarola di Chieti per la 10ª edizione del trofeo San Bartolomeo con il responsabile regionale AXI Luciano D'Onofrio. Da Marco Romani è tutto e alla prossima! Sasha Crisante, beh, complimenti, il team Centro Fai Da Te fa una doppietta importante qui a Brecciarola. Sì, una bellissima gara questa Brecciarola, ci tenevamo a venire noi del Centro Fai Da Te e abbiamo fatto una buona prestazione. E bella gara, organizzata molto bene, e un percorso molto bello, divertente e bello.
È andata bene, poi una lunga fuga a 4 nell'ultimo giro hai deciso di andare via coperto dal tuo compagno di squadra Stefano Borgese. Sì, ho deciso di anticipare per cercare di far risparmiare qualcosa a Borgese e poi sono riuscito a rimanere un po' avvantaggiato fino alla fine e è andata bene così. È andata bene, molto molto bene. La stagione di Sasha come procede? Bene, vediamo un po' negli ultimi appuntamenti di fare bene insieme alla squadra e vediamo, speriamo bene. Adesso riposo, domani correrai ancora? No, domani si lavora. Ah, domani si lavora, vabbè, lavorerai con una vittoria in più. Sì, più felice sicuramente. Luciano D'Onofrio, il responsabile AXI Regione Abruzzo, la corsa qui a Brecciarola si è appena conclusa, è andata bene, stai smontando tutto perché tra poco inizierà a piovere. Sì, sicuramente è andato tutto bene, ma c'è da dire che un primo saluto va a Daniele Schiazza, ossia l'organizzatore di questa gara di Brecciarola, che durante le prime fasi, i primi giri di gara 1 si è sentito poco bene e è stato accompagnato in ospedale. Pare che sia tutto bene, sta facendo degli accertamenti, quindi un grosso saluto va a Daniele. Daniele, un bacione, ciao. Quindi un saluto che arriva anche da parte di Ultimo Chilometro. Le due gare sono andate molto molto bene, molto combattute. Sì, un circuito di 3 km, circuito cittadino, quindi pieno di riprese, molto tecnico e abbastanza duro, ma è andato tutto liscio, quindi grande manifestazione. Bene, tutti contenti, domani si replica in quel di Ancarano. Sì, domani come AXI abbiamo addirittura il recupero del gara regionale strada e quindi recuperiamo ad Ancarano questa gara che era di giugno, se non erro. Bene Luciano, io ti lascio perché sta tuonando veramente forte, ci rivedremo alla prossima. Ok, ciao a tutti.